partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Insomma, è spostare. Deve essere qualcosa in più, deve essere il ricordo delle radici dei nostri ali, radici partigiane di uomini e donne che hanno combattuto per la loro e per la nostra libertà. Ideali che sono ancora vivi e che furono trasfusi nella Costituzione, quali la legalità, la libertà, principi che ancora oggi sono e devono essere validi. È importante e anche dobbiamo ricordare quegli uomini che sulle montagne col tricolore combatterono per libertà, giustizia, etica, affinché questi ideali non muoiano con loro, ma vivano e debbono sopravvivere. Perdonatemi, l'ultimo pensiero è che ci deve essere un riavvicinamento tra le istituzioni e i cittadini. In questi anni abbiamo visto, non solo per Portici ma per tutta Italia, un allontanamento dei cittadini alle istituzioni, cosa che non deve assolutamente venire, e rientrare in quel rapporto sinallagmatico di collegamento senza il quale non ci può essere alcun futuro. Viva il 25 aprile! Buongiorno a tutti, questo è un appello per il 25 aprile di pace, è un appello urgente per la pace, un appello alla civiltà suprema del dialogo, alla sua umanità, alla sua intelligenza. Leggiamo e apprendiamo di bombe, di possibile uso di ordigni nucleari, direi preventivi. Un irresponsabile e impressionante gioco alla guerra che deve essere subito fermato. Chiediamo con forza alle istituzioni internazionali, ai governi del mondo, che si metta a tacere l'assurdo di queste intenzioni, che porterebbero effetti disastrosi e di morte già tragicamente vissuti. Facciamo appello alle cittadine e ai cittadini affinché si mobilitino per diffondere il più possibile voci e iniziative di pace. Come stamattina si è voluto fare in occasione della festa della liberazione, anche qui nella città di Portici e in nome della nostra Costituzione che sempre ci ricorda che l'Italia ripudia la guerra. Quindi noi diciamo no alla guerra, sia alla pace tra i popoli di tutto il mondo.